Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi nuovo video in collaborazione con Giovanna. Allora, ormai non sappiamo più fare a meno delle nostre collaborazioni, quindi abbiamo deciso di continuare una serie di collaborazioni che riguardano dei video tag. Quello di oggi è il video tag dei 6 prodotti di cui non posso fare a meno. Allora, le regole di questo video tag è quella di mostrare 6 prodotti. Il primo è inerente alla cura dei capelli, il secondo alla cura del viso, il terzo un prodotto di make up e gli altri 3 sono dei prodotti a libera scelta. Appunto, sono 6 prodotti di cui non posso più fare a meno. Iniziamo subito con un prodotto che riguarda la cura dei capelli. Io non posso più fare a meno del famosissimo Splendor al Cocco. Questo famoso balsamo addolcente per capelli lunghi e ribelli, e questo contiene 300 ml di prodotto, non contiene siliconi e costa all'incirca 90 centesimi, una cosa del genere. Quindi per essere un balsamo davvero ottimo ad un prezzo così basso, e io non posso più farne a meno perché questo balsamo mi rende i capelli davvero liscissimi, disciplinati, districati, cioè sono davvero morbidi, ne basta davvero pochissimo e dopo i capelli sono davvero pettinabili, lisci, morbidi, soffici, non so cosa dirvi, ma questo balsamo è davvero stupendo ed io l'ho sostituito al mio antica erboristeria, al kiwi. Secondo prodotto che riguarda la cura del viso, di cui non posso fare a meno, è questo detergente della Essence, questo della linea My Skin al lime e cetriolo. Io non posso più fare a meno di questo detergente perché oltre ad essere un ottimo detergente per il viso utilizzato sia mattina che sera, è ottimo anche come struccante. Io infatti non sto utilizzando più nessun struccante perché questo prodotto, se massaggiato bene anche sugli occhi, mi va a sciogliere anche i trucchi più forti. Anche il mascara, la matita mi va a rimuovere benissimo. Si deve avere un po' di pazienza appunto massaggiando la zona interessata, ma questo detergente è ottimo sia per deteggere il viso sia per struccare, davvero fantastico. Terzo prodotto di cui non posso fare a meno, che riguarda il make up, è questo mascara della Kiko, il Top Coat False Lashes Concentrate, è il volume Top Coat mascara, e questo qui dal packaging viola. Non so perché non metti a fuoco la videocamera, vabbè. Comunque questo qui dal packaging viola. Io, siccome ho delle ciglia abbastanza sfigatelle, corte, non volumizzate, niente, senza volume, e questo top coat è davvero fantastico, utilizzato soprattutto in accoppiata con l'Essence Smokey Eyes, quello dal packaging nero e arancione. Questo mascara mi fa davvero un effetto fantastico. Siccome io sono impedita ad utilizzare le ciglia finte, quindi non ci proverò né ora né mai, questo mascara, questo top coat è davvero favoloso, mi rende le ciglia più volumizzate, molto più lunghe, folte, non so, mi piace tantissimo l'effetto che fa, anche sulle mie ciglia sfigatelle ha un ottimo risultato. Poi, ora gli altri 3 prodotti a mia scelta. Il quarto prodotto di cui non posso più fare a meno è il famosissimo Elf Powder Brush. Ve ne ho parlato tantissimo di questo prodotto, lo so, vi sto assillando, ma davvero io non posso più fare a meno di questo pennello. È della Elf Linea Studio, costa 4 euro ed è un pennello flat di quelli tagliati di netto. E questo ottimo, ve lo ripeto all'infinito, per stendere qualsiasi tipo di fondotinta, liquido, mousse, polvere, minerale, cipria, blush, terra, utile per tutto questo pennello, davvero. Se avete questo pennello potete fare una base viso completa con un semplicissimo pennello da 4 euro, ottimo. Quinto prodotto di cui non posso più fare a meno, sempre inerente all'argomento ciglia sfigatelle, è questo olio di ricino della Forsan. Olio di ricino della Forsan, qui c'è scritto per capelli, ed è ottimo sia per fare degli impacchi sulle punte dei capelli sia per le ciglia. Vi ho fatto una review specifica su questo prodotto, vi lascio
qui il link del mio video. E questo prodotto io lo amo perché da quando lo sto utilizzando ogni giorno con uno scovolino pulito di un mascara sulle mie ciglia le vedo molto più forti. Se prima me ne cadevano 4-5 al giorno, ora massimo una, a volte anche nessuna. Quindi questo prodotto è davvero fantastico perché mi ha rinforzato moltissimo le ciglia, ma le vedo anche più folte, quindi oltre a renderle più forti le volumizza. Appunto, io questo olio di ricino lo consiglio veramente tantissimo a chi ha dei problemi con le ciglia. Ottimo prodotto, a un prezzo imbattibile. Poi vi spiego tutto nella review se l'andate a guardare. L'ultimo prodotto, sesto prodotto di cui non posso fare a meno, però io ne ho messi due, solo che riguardano sempre un solo tema, le unghie. Un prodotto di cui non posso fare più a meno è questa lima 6 fasi della Essence. Per 1,99€ è una lima fantastica, una lima 6 in 1, ottima per accorciare, limare, levigare, lucidare l'unghia, per fare tutto. Diciamo, se avete questa lima, avete sempre le unghie a posto. Per 1,99€, lima fantastica, io ce l'ho da più di un anno ed è ancora in ottime condizioni, utilizzabile, e ormai io utilizzo solo questa lima. Poi sempre riguardante le unghie, un altro prodotto di cui non posso fare a meno, sono un po' uscita fuori dalle regole, ed è il famosissimo Top Coat Bartender Gel della Studio Nails, della Essence. Questo è il Top Sealer, il Top Coat. Allora, io di questo Top Coat non posso più farne a meno perché mi rende la superficie dell'unghia lucidissima, molto più forte, quindi mi rinforza anche le unghie. Lo smalto mi dura tantissimo ed inoltre faccio difficoltà anche a rimuovere lo smalto, si sbecca solo un pochino all'estremità dell'unghia, e con questo tengo sullo smalto anche una settimana su. Davvero fantastico, io lo straconsiglio per chi è alla ricerca di un Top Coat davvero davvero ottimo. Per 2,50€, 3€, non ricordo, comunque un ottimo Top Coat. E niente ragazze, questo è il mio video in collaborazione con Giovanna. Vi lascio come sempre nell'info box il link del suo canale YouTube e del suo video. E niente, un bacione a Giovanna, un bacione a tutte voi, e grazie per aver visto questo video. Ciao ragazze.